Lo sapevi che i servizi chiama ora e lo sai di Team vengono attivati automaticamente senza che l'utente ne faccia richiesta sulle nuove SIM? E lo sai che la chiamata al numero di assistenza 119 per disattivare questi servizi oggi ti costa 4 euro? Seguimi in questo video e ti spiegherò i dettagli di questa operazione. Dunque, qual è una delle qualità che gli operatori hanno e che noi consumatori apprezziamo di più nel campo dei servizi di telecomunicazione o internet? Io direi la creatività, l'innovazione. Ad esempio, pensa a che innovazione positiva è stata quando, in un mondo di piani tariffari tutti pagati a consumo, gli operatori telefonici hanno introdotto i piani all inclusive, tutto compreso, in cui con il pagamento di un'opzione a costo fisso mensile si avevano a disposizione un monte minuti di chiamate, a volte anche illimitato, e un monte giga, un numero di giga utilizzabili per la navigazione, che poteva essere conosciuto in anticipo e poteva permetterci di dosare il nostro tempo e di vivere notti tranquille senza temere l'arrivo della bolletta telefonica che magari ci tariffava centinaia e centinaia di megabyte pagati a consumo. Ecco, questa è stata un'innovazione molto ben accolta da noi consumatori ed è un esempio positivo di creatività. Purtroppo questa creatività, questa innovazione a volte vengono utilizzate contro noi consumatori. È il caso dell'ultima innovazione tariffaria, stavolta introdotta da TIM, che ha reso a pagamento la chiamata al numero 119 fatta per disattivare i servizi estremamente popolari, lo sai, e chiama ora di Team. Tutti conosciamo che cosa fanno questi servizi, lo sai di Team, ti informa se mentre eri irraggiungibile o a telefono spento hai ricevuto chiamate. Mentre il chiama ora di Team ti consente di sapere se la persona che hai cercato e che era irraggiungibile ora è tornata raggiungibile e quindi la puoi chiamare ora, in questo momento, trovandola reperibile sul suo cellulare. Ebbene, questi servizi in passato erano gratuiti, nel corso del 2014 sono diventati a pagamento, benché, attenzione, ci siano operatori, Iliad ad esempio, che oggi non li fanno pagare, e in più rispetto a questa cosa, i servizi vengono attivati automaticamente sulle SIM acquistate in negozio da parte dei consumatori che vanno ad attivare un nuovo numero e chiedono una nuova SIM TIM. Fino ad ora però la disattivazione era gratuita, quindi il consumatore che non volesse questi servizi bastava che chiamasse il 119 chiedendo la disattivazione dei servizi. Questa operazione era gratuita. Da oggi si paga. E non si paga poco, perché la chiamata al 119 per disattivare i servizi costa ben 4 euro. Beh, tu potresti dire, e allora io mi collego al servizio IQR, alla segreteria, il disco automatico, dove troverò la voce guida che mi permette di disattivare automaticamente senza operatore del servizio, e la cosa è gratuita, vero? Oppure ancora posso collegarmi all'area clienti My Team e procedere da computer o da smartphone alla disattivazione tramite il software, tramite l'app del servizio. Anche questo è vero. Però è un'operazione molto insidiosa perché va a colpire proprio quelle fasce più deboli della popolazione, quelle meno avvezze all'utilizzo di questi strumenti più sofisticati di autogestione del proprio piano tariffario, che appunto non sono abituate a usare l'app, che non sono abituate a usare il disco del 119 che guida automaticamente nel meandro di menu a disposizione per andare a scegliere proprio quell'opzione, magari nascosta, che gli consente di disattivare il servizio che non desidera più. E sto pensando agli anziani, alle persone meno pratiche con l'utilizzo degli strumenti più sofisticati, del software di autogestione. Queste persone sono colpite in prima battuta da questo aumento di TIM. Ecco perché è particolarmente ingiusto. Ed ecco perché dobbiamo sempre avere gli occhi aperti ed essere pronti a fare un reclamo laddove riteniamo di aver subito un'ingiustizia, come ad esempio appunto l'addebito di una chiamata che peraltro fino a ieri era gratuita e che probabilmente consente qualche appiglio per il reclamo
per ottenere il rimborso di questa chiamata, ad esempio, perché la sua comunicazione del pagamento, del cambio di tariffa della chiamata che ho da pagamento non è stata opportunamente comunicata. Se è successo anche a te e se ritieni di aver subito un'ingiustizia, puoi contattarci e ci metteremo a tua disposizione gratuitamente per aiutarti nel reclamo e farti erogare il giusto rimborso.